Ma anzitutto veramente grazie per averci dato la possibilità di essere qua a intervistarvi. Allora, io non vi rubo altro tempo, cioè siamo pacco, io sono molto, è una figata, cioè non potete capire. Ok, subito con le domande. Album nuovo, uscito da pochi giorni. Oggi. Perché il significato passa dal numero al simbolo dell'infinito, come vi è venuto in mente tutto questo? Ah, è stato un ragionamento che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di fare un nuovo disco, mm-hmm. e abbiamo riflettuto sul fatto che appunto era il nostro ottavo disco e abbiamo pensato di trovare il modo di trasformare il numero 8 in qualcosa di più significativo. In realtà poi andando ad analizzare il simbolo in sé, quando fuori immediatamente l'idea che non siano vuoti, allora si trasforma nel simbolo dell'infinito. È il nostro ottavo disco e con il simbolo dell'infinito volevamo trasformare il simbolo in una specie di storia, di nostra storia, insomma, un modo di visualizzare graficamente un inizio e una fine che però continuano in un movimento circolare, per cui non c'è un vero inizio, non c'è una vera fine. Quindi ci mettiamo anche uno dopo. Esatto, esatto. Alla fine ci sono molteplici significati, ognuno di noi può scegliere quello che più gli aggrada, ma comunque il senso è appunto questo, della continuità, dell'idea che comunque siamo noi il nucleo originale della band, mm-hmm. sempre, da 18 anni ormai. E che la storia, insomma, noi cerchiamo di continuare all'infinito. Certo. Continuare all'infinito significa comunque cercare ogni volta di fare qualcosa di nuovo. No. Per cui non si finisce mai, per il resto. Quindi, allora, ad un primo ascolto, le atmosfere dell'album sono oscure, di un'oscurità di quelle da cui è difficile per anche l'ascoltatore proprio riuscire, liberarsi. È un elemento comune in tutta la vostra produzione, avere uno stile così dark. Da dov'è che deriva questa scelta? Sono triste. Tu essendo di Tortona... stai sorridendo, però. Essendo di Tortona conosci la zona, l'Alessandrino, insomma, che non è che sia così. Non è che ispira l'allegria, eh? No, probabilmente è semplicemente un mix di ispirazioni che abbiamo, diverse che abbiamo mm-hmm. tra insieme, e allora forma questo suono che sì, alla fine è triste, però non so se sia veramente triste fino in fondo, perché non è, cioè io non mi sento triste con questo suono, cioè non è che mi dà tristezza, se però lo ascolti effettivamente tra virgolette forse oscuro. Ah sì, cupo oscuro, magari non è detto che debba essere triste, però è vero, alla fine potrebbe sembrare un genere triste, però non è che abbiamo deciso di farlo, è semplicemente quello che ci viene. Comunque nella vita sorridete, quindi... fino a che io ho i denti in bocca se vedo, non è proprio Quindi, come nasce musicalmente il nuovo disco? Che cosa volete dire ai vostri ascoltatori? Cioè, parlateci un po', come lo vedete? Se doveste dare un'impressione, raccontare qualcosa di particolare che vi ha colpito nella elaborazione del disco, per esempio? La cosa fondamentale del modo in cui l'abbiamo concepito è il fatto che è registrato in present tense, che è una cosa che non abbiamo mai fatto. Cioè è stato registrato Conico per la prima volta ci ha aiutato nella registrazione, perché prima che negli altri dischi abbiamo lavorato negli ultimi, nei più recenti con Lorenzo, con Deletto, e questa è stata la prima volta con il nostro Conico live in studio, che tra l'altro era anche una cosa nuova, lui è presente, cioè, tutto nuovo un po' per tutti, una cosa nuova un po' per tutti. E quindi
allora, gli esseri sono in realtà che caratterizzano, cioè com'è che nascono in genere? Cioè è il caso che vi porta a determinate scelte, vi chiudete in una stanza, vi studiate le basi e poi costruite il vostro album, ognuno nasce per conto suo, ognuno ha una genesi diversa, avete un modus operandi tipico. Cioè, non c'è un... è tutto molto... Non c'è una scaletta di... No, è tutto molto... è molto più semplice di quello che mi posso pensare, perché a volte, spesso, volentieri, un pezzo nasce quando siamo tutti insieme in sala prove, decidiamo, nel senso, ci mettiamo a lavorare in un nuovo, a qualcosa di nuovo, spesso le cose nascono quando siamo tutti insieme. A volte è successo nel passato che qualcuno abbia un'idea, oppure che abbiamo tipo i libri, l'abbiamo sviluppato su un'idea che c'era già, un giro di chitarra, insomma. Però spesso e volentieri tutto nasce quando siamo tutti insieme. Magari ci sono dei pezzi, dei ritmi che portiamo e che vogliamo portarlo, però fino a che non siamo tutti ci registriamo, ci riascoltiamo. C'è qualcuno che sa un po' più specificamente di, non lo so, appunto, creare testo? Il testo normalmente le descrive lui. Testi sì, però loro nascono dopo anche quelli, quando suoniamo di solito prima sviluppare una parte di un nuovo vocale, cioè la voce è stato uno strumento meglio degli altri, per cui quando noi suoniamo prima di sviluppare la parte lì e dopo c'è il testo, una volta che nasce il livello di disco da poi si sviluppano poi tutti i testi. Ok, in realtà però il discorso è proprio delle voci. Le voci per il nuovo album sono ancora una volta diverse. Come mai? Sembra un po' diversa, un po' più forse anche più complicata, e le voci secondo me si sono fatto differente, una ricerca particolare, proprio per non ripetersi sempre all'infinito, trovare nuovi modi di articolare i testi e così via. Poi col tempo ci siamo anche un po' migliorati con i nostri punti, quindi si riescono a fare cose che non vogliono fare. Ma se diciamo, è una cosa volontà di ricerca e crescita. Sì, sì, è importante cercare proprio di non farsi sempre la stessa cosa. E allora sono quasi 20 anni che conoscete musica. A questo punto della vostra vita musicale, come ci vedete? Nel senso, oltre vecchi, com'è che siete maturati? Vi sentite cambiati? Come, quanto rispetto alla vostra etnia? Dire estremo, perché comunque come diceva Ugo, prima di tutto siamo migliorati tecnicamente come musicisti. No, infatti ci stiamo arrivando, anche se poi adesso in questi ultimi mesi, diciamo, abbiamo lavorato un po' sul primo disco per stasera, nel primo concerto faremo 3-4 pezzi del primo disco. Anticipazione. Alla fine abbiamo trovato delle difficoltà a rifarli, a parte che alcuni pezzi non li facevamo da secolo, neanche in sola prova. Però abbiamo trovato delle difficoltà, più che altro non tanto come suonarlo, nel senso come tecnica, ma come... C'è tipo Smoke, ci ha fatto impazzire con 8 giri, 4 giri, 6 giri, 9 giri, 11, non si capiva niente. Perché avevamo secondo me l'attitudine un po' diversa. E lo spirito con cui ci si approccia. Leggermente, nel senso che forse avevamo giri molto più semplici, per cui prendevamo le cose anche in un altro modo rispetto a adesso. Eravamo meno esigenti, magari sul disco è un modo per dal vivo, ma io non so come c'è. Io mi ricordo c'era anche un tastierista, però sì, mi ricordo con la Yami una volta è venuto dopo un concerto a Arcone insieme, è arrivato e fa minchia ragazzi, lui di là del Soul Force, ma minchia avete fatto quel pezzo lungo, guarda, ho detto Smoke, ah figata, bellissimo, però boh, sinceramente
Ah sì, io non mi ricordo, anche perché poi non l'abbiamo mai più fatto. Sì, però una volta lì e basta, quella che l'abbiamo venuto lì. Quindi c'è un ritorno. Visto che mi ha ricevuto complimenti, abbiamo deciso di farlo. Basta. Troppo bella. Ok. Dunque, Wolfgang Wunder di Visine è un binomio che oramai ti caratterizza da te. Come è nata questa forma di collaborazione artistica? Beh, il fatto di prenderci cura di ogni aspetto della band è qualcosa su cui abbiamo sempre posto molta attenzione. Perché per noi suonare non significa soltanto suonare o finisce lì, significa creare un mondo. Nel senso, quando tu fai qualcosa che ti piace, poi vuoi ritornare. La parte grafica, per quanto mi riguarda, è sempre stata fondamentale. Dell'iconografia della musica, soprattutto della musica, diciamo, di certo rock, soprattutto quello degli anni 60-70, che si fondavano molto anche su una copertina interessante, oltre che sulla musica. Era un binomio inscindibile, noi l'abbiamo semplicemente cercato di portare avanti, e siccome due di noi fanno parte di un collettivo artistico, Mateus, questo è venuto quasi naturale, nel senso, metterci al servizio della nostra stessa musica era quello più normale del mondo, no? Per cui non c'è sforzo, non c'è premeditazione, forza, cioè deve essere per forza così, non poteva andare diversamente. Però appunto abbiamo citato Amadeus e Visual e Dilu, sono diventati quindi parte fondamentale del mondo Fumamut. Quanto vi influenzate reciprocamente? Sono le stesse persone, quindi mentalmente, per cui l'influenza è continua, sì. Sia come Amadeus che come Fumamut, che anche come vita, nel senso che sono sempre noi, per cui sì. Le cose girano sempre bene, una noia mortale. Mi vede troppo stretto contatto per influenzarvi reciprocamente. Tutto nasce contemporaneamente, una cosa nasce dall'altra, la musica è quella che sostiene tutto, quindi per la mano è naturale, cioè è il nostro modo di vivere. Di fatto interazione. Sì, cioè è normale, non speriamo di dire. Ok. Ormai siete una realtà tra le più importanti nel mondo del metal italiano. Come ci si sente ad essere un po' di esempio per le altre band? Vecchi. Subito. Vecchi. Ad esempio quando abbiamo suonato a Treviso, un mese e mezzo fa, che c'era sto ragazzo super fan degli UFO. Lui era più giovane di UFO Mamù, 18 anni. Lui era più giovane, addirittura della band, persone, naturalmente più giovane di noi, però più giovane della band. Come ci si sente? Non lo so, è strano, quello sicuramente sì, è strano. Che è strano sentire magari musicisti o altre band che ti scrivono dicendo siete la mia maggiore ispirazione, la nostra maggiore ispirazione. È strano, però poi alla fine, guardando in fondo è tutta una catena. Insomma, per noi le band che abbiamo conosciuto in questi anni, che sono state ispirazione. Per noi, sì. Esatto, cioè, è tutta una catena. Ispirazione di ispirazione. Eh sì, cioè, è così. E ci si sente bene. Ci si sente bene. A me piace alla fine, nonostante. Eh sì, ma è una cosa su cui non puoi dire no, guarda. No, esatto, no. Al massimo fai qualche battuta. Sì. Capita mai di sentirne il peso? Un certo senso di responsabilità. Non mi è mai capitato. No, alla fine esatto, non è che siamo così grossi. Però. Nel panorama italiano, a proposito, cosa pensate del panorama del metal italiano? Quanti cellulari hai? Ho anche un tablet. C'è vita di metal, nel senso ci sono band interessanti, sono state band che non so se adesso ci saranno, sono ancora, sono state interessanti in Italia così anche negli ultimi anni, però se partiamo dal metal, quello più alto con gruppi tipo non so la Luna Core e così via, non vorrei, cioè, proprio
faccio anche meno di qualsiasi cosa di interessante. Se parliamo di band, non so, a partire da a un livello un po' più basso, quello che è più l'underground, si sta muovendo qualcosa di interessante, secondo me, in Italia. La cosa che ho sempre notato dei gruppi italiani che sono, hanno sempre qualcosa di particolare, non sono mai una mera imitazione qualcos'altro. All'estero adesso va molto di moda, ad esempio, copiare questo gruppo, fare questo, fare quell'altro, fare il film, che adesso è fantastico. Si è un po' rivoltato rispetto a qualche anno fa, sì, sì. Ma a volte in Italia era così, sì, anche. Sì. Adesso è molto più particolare, c'è cioè molto più peculiarità, mentre all'estero molto molto meno, anzi adesso sono quasi come vai, ma poi i gruppi interessanti ce ne sono, e secondo me sono se come meta ne intendiamo un'accezione più ampia, che sia comunque la musica estrema, sì, tipo la musica estrema o sperimentale, come si voglia. Datemi fuoco! E ci sono i ben interessanti. Ce ne sono. Quindi voi siete speranzosi su questo. Sì, bene. No, speriamo che un giorno si riesca finalmente, che ne so, a creare una scena musicale. Italia, cosa che forse perché effettivamente è la cosa che forse manca di più. Ma anche nel passato non è mai esistita. Perciò questo, ad esempio, se vai in Svezia, tutti i gruppi svedesi si conoscono, in Italia si conoscono. Negli Stati Uniti lo stesso. Qua in Italia, sì, ok, non so, conosci i Beatles, ma non è che quando suoni insieme succede molto spesso ti trovi, oppure anche con un morto, intanto ci si vede, non è che c'è la volontà di fare sinergia, forse manca un po' di aiuto tra le due, sì. Dovrebbe essere normalmente, nel senso che ho più possibilità di tenere bene, allora cerco di fare qualcosa. Noi abbiamo provato per qualche anno a fare dei tour con le band, come dicevamo, così via, però dopo un po' cioè, diventa difficile quando tu cresci un po' di più, hai da fare tour magari con altre band, cose più umane. Quello, proprio che poi ti rendi conto che non c'è mai un... cioè non riesci comunque a formare una scena, cioè finisce il turbo, ciao. Ma è troppo il pubblico che è impreparato, secondo voi? Bene, adesso per me è cambiato. Ultimamente sì, sta cambiando. Prima c'era, da parte del pubblico c'era poco interesse, nel senso che magari vedevi la differenza tra un concerto all'estero dove il pubblico era molto più attento a quello che stava succedendo, mentre in Italia magari la gente cazzeggiava, la barba, la birra, tra un pezzo e l'altro sentivi parlare, cose del genere. Però no, ultimamente sta migliorando, almeno a questi livelli qua, ormai un po'. Se andiamo a livelli più alti è logico che l'attenzione, cioè, se vai a vedere l'Islea la gente sta lì interessata, è logico, cioè, più si alza il livello è naturale che anche il livello del pubblico si alza. Con tutto rispetto, cioè. Certo. No, attenzione. Livello di attenzione. Alcune band sono considerate delle leggende, per cui se tu spendi un tot di soldi, 50 euro per un biglietto, no, allora se non casseggia a base con la birra in mano a menare la tipica. Comunque è un panorama che sta cambiando in meglio, secondo voi? Facile. Parete, sì, speranza esatto. In questo senso c'è. Ah, sì, so. Nonostante la curvezza della musica, siamo molto speranza. E la stanchezza, però. Perché è sbagliato sentirmi vecchi per quello che poi diventare tutti. Io a parte vi ringrazio per averci dato queste perle veramente di saggezza. Abbiamo dei morci. Sì. Era una battuta, eh?